Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 49, 4 ottobre 1906. Avendo ricevuto l'ubbidienza di dire poche parole se venisse qualcuno, stavo con timore di aver mancato all'ubbidienza, con l'aggiunto che il benedetto Gesù non ci veniva. Chi può dire lo strazio dell'anima mia, pensando che per aver commesso peccato non ci veniva? È sempre strazio e crudele la sua privazione, ma il pensiero di avergli dato occasione per qualche mancamento è strazio che fa impazzire e che uccide di un colpo. Onde, dopo aver molto stentato, è venuto e mi ha toccato 3 volte dicendomi: Figlia mia, ti rinnovo nella potenza del Padre, nella mia sapienza e nell'amore dello Spirito Santo. Quello che ho provato non so dirlo, mentre così diceva. Poi pareva che si coricava in me e poggiava la sua testa coronata di spine sul mio cuore ed ha soggiunto: Il retto operare mantiene sempre acceso l'amore divino nell'anima e il non retto operare lo va sempre smorzando. E se l'anima fa per accenderlo, ora va il soffio dell'amor proprio e lo smorza, ora il rispetto umano, ora la propria stima. Ora il soffio del desiderio di piacere ad altri. Insomma, tanti soffi che lo vanno sempre smorzando. Invece, il retto operare non sono tanti soffi che accendono questo fuoco divino nell'anima, ma un continuo soffio che lo tiene sempre acceso ed è il soffio onnipotente di un Dio solo. "5 ottobre 1906, capitolo 50. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa insieme con Gesù bambino. Questa volta pareva che teneva voglia di volere scherzare, si stringeva al mio petto, nelle mie braccia, e mentre mi guardava con tanto amore, ora mi stringeva, ora con la sua disperazione
Testolina mi spingeva quasi urtandomi. Ora mi baciava così forte che pareva che mi volesse chiudere ed immedesimare dentro di sé. E mentre ciò faceva, io vi sentivo gran dolore, tanto che mi sentivo venire meno. E lui, adonta che mi vedeva così soffrire, non mi dava retta, anzi, se vedeva nel mio volto che mostravo di soffrire, perché io non ardivo di dirgli niente, si faceva più forte e mi faceva soffrire di più. Ora, dopo che si è sfogato ben bene, mi ha detto: figlia mia, io sono il padrone di te e posso fare di te quello che voglio. Ora sappi che, essendo tu cosa mia, non sei più padrona di te, e se arbitri di fare un qualche cosa, anche d'un pensiero, d'un desiderio, di un palpito, sappi che me ne fai un furto. In questo mentre vedevo il confessore che, non stando bene, voleva come sgravare le sue sofferenze sopra di me. E lui, tutto in fretta, con la mano lo respingeva ed ha detto: prima devo sgravarmi io delle mie pene, che sono molte, e poi tu. E mentre ciò diceva, si è avvicinata alla mia bocca e ha versato un liquore amarissimo. Ed io poi gli ho raccomandato il confessore, pregandolo che lo toccasse con la sua manina e che lo facesse stare bene. L'ha toccato e ha detto: sì, ed è scomparso. Capitolo 51, 8 ottobre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, la croce è alla creatura come la briglia al cavallo. Che cosa sarebbe del cavallo se l'uomo non usasse la briglia? Sarebbe indomito, sfrenato, e non andrebbe altro che di precipizio in precipizio, fino ad inferocirne e a rendersi nocevole all'uomo e a se stesso. Invece, con la briglia, si manoduce, viene a mansuefarsi, cammina la via dritta e serve ai bisogni dell'uomo come un fido amico e resta salvato da qualunque precipizio, perché l'uomo lo custodisce e lo protegge. Tale è la croce all'uomo. La croce lo doma, lo frena, gli arresta il corso di precipitarsi nelle vie delle passioni che sente in sé, che come fuoco lo divorano. Quindi, invece di inferocire contro Dio e fare danno a se stesso, la croce gli smorza le passioni, lo mansuefà, lo manoduce e serve alla gloria di Dio e alla salvezza propria. Oh, se non fosse per la croce che la divina provvidenza per sua misericordia tiene come per briglia per frenare l'uomo, in quanti altri mali si vedrebbe giacere la povera umanità. Ottimi spunti di riflessione che adesso andiamo a meditare insieme, di vario genere come sempre, e caratterizzati, ecco, due su tre di essi dall'occasione, ecco, di alcune esperienze forti di Luisa, alcune, ecco, diciamo così, simili a quelle che sarebbe assai auspicabile che avessimo anche noi, altre insomma invece un po' particolari e tipiche del suo stato e della sua vocazione particolare. Allora, il primo intervento di Gesù è originato dal timore di Luisa di vedersi privata della divina presenza a causa dei propri peccati. Ora, noi sappiamo, questo vale anche per noi, che quando ci sentiamo freddi, aridi, privi di fervore, tiepidi, non consolati, facciamo fatica a pregare, c'è il tedio della preghiera e tutte queste altre cose, i maestri di spirito insegnano che può dipendere da due cose. Primo, dal fatto che abbiamo offeso Gesù e quindi abbiamo perso il fervore, diciamo così, la devozione, ecco, la voglia, ecco, il gusto delle cose sante. Oppure può dipendere da un'operazione che il Signore fa in vista del nostro bene e per i suoi fini. Tipo, ecco, farci fare un po' di ginnastica dal desiderio, farsi un po' desiderare, questo lo fa anche lui, e metterà alla prova la
le nostre virtù, cioè se anche quando non sentiamo niente preghiamo lo stesso, siamo costanti lo stesso nei nostri doveri, eccetera, eccetera. È segno di delicatezza d'animo, e qui Luisa la manifesta, ecco, pensare sempre come prima cosa che se Gesù mi lascia un po' nell'aridità, forse ho fatto qualcosa che non va. E quindi sempre con calma, anche se poi insomma dovessimo riscontrare qualcosa, certamente con profondo pentimento, la prima cosa da fare è sempre interrogarsi. E poi dire a Gesù, se lo vogliamo, ecco, guarda, se ho fatto qualcosa, perdonami, ma torna presto. E nelle cose che poi Gesù torna, se la tocca, gli dà questa bellissima benedizione, no? Ti rinnovo nella potenza del Padre, nella mia sapienza e nell'amore dello Spirito Santo. Queste si trovano anche in forma differente nella benedizione lunga. La divina volontà, no? E una benedizione molto forte, molto bella, molto potente e molto significativa, tra l'altro, molto espressiva. Quindi, dopodiché, conforta Luisa dicendo: guarda, il retto operare mantiene sempre acceso l'amore divino nell'anima e spiegherà che è il soffio onnipotente di un Dio solo. E poi, però, gli spiega che il non retto operare lo va sempre smorzando. Attenzione, questo è un processo che dobbiamo capire bene. E se l'anima fa per accenderlo, ecco, ci sono una serie di cose che sono manifestazioni del non retto operare che lo spengono in continuazione. Quindi magari l'anima, che ne so, fa un atto d'amore, fa un'adorazione, si mette in ginocchio e cerca di trovare l'accoglimento, eccetera, eccetera, quindi cerca di ritrovare il fervore dell'amore divino, e poi però vede che questi sforzi vanno a non buon fine. Da che dipende? Ecco, eccoli qua. Da tutti quanti questi soffi che tu metti la benzina sul fuoco, insomma, con la tua volontà e col tuo ravvivare l'amore di Gesù, e poi questi spengono subito tutto. E questi dobbiamo assolutamente toglierceli di mezzo il più presto possibile. Gesù ne individua quattro: l'amor proprio, soffio dell'amor proprio, il rispetto umano, la stima propria e il desiderio di piacere ad altri. Bisogna fare attenzione perché queste cose sono peccati di pensiero, sono difetti delle intenzioni profonde. Ecco, tante volte durante le meditazioni noi questo dobbiamo imparare ad entrare dentro, cioè la maggioranza delle cose che noi facciamo dalla mattina alla sera sono pensieri. Quindi quando andiamo a dormire, prima di andare a dormire, non è che dice ma non ho fatto niente, non ho fatto maldicenze, non mi sono arrabbiato, che ne so, ho adempiuto tutti quanti i miei doveri, quindi tutto sommato la giornata andrà abbastanza bene. Sì, certamente se uno sta così andrà abbastanza bene, però adempiuto i doveri. Come li hai adempiuti? Hai fatto delle belle cose, per chi le hai fatte? Allora, l'amor proprio guasta sempre tutto, cioè l'amor proprio è il contrario dell'amore di Gesù, cioè io faccio una cosa perché mi fa comodo, perché mi piace, perché mi interessa, oppure faccio una cosa per lui solo. Per far contento lui, per far piacere a lui. Rispetto umano, non ne parliamo. Rispetto umano è il timore di fare brutta figura, specialmente per le cose che riguardano Dio. E questo Gesù ce lo guarda nel cuore. Questo è quell'episodio, quella sentenza del Vangelo che si vergogna di me, delle mie parole, mi vergogno di lui. Allora, qui ha voglia a campi di azione, no? Nell'interiore e nell'esteriore. Noi non dobbiamo vergognarci di Gesù, né di presentarci come suoi, di farci vedere come suoi o cose di questo genere, no? Dobbiamo vergognarci di noi stessi e dei nostri peccati, questo sì. Poi c'è la stima propria. Sono quelli che Sant'Alfonso chiamava i discorsi di stima propria.
Quindi quando uno parla di se stesso, fa notare il bene che fa, e a volte la stima propria non richiede il discorso di stima propria, ma la nostra purtroppo mente, tra virgolette, perversa, ecco, chiamiamola così, insomma, non in senso forte, no? Però le escogita tutte, perché io posso far notare una cosa buona che ho fatto, senza dire manco una parola, ma intelligentemente portando le persone a considerare, a notare, a guardare, no? Semplicemente facendo in modo che alcune cose che ho fatto, che ho detto, che penso siano notate, perché cresca la stima che gli altri hanno di me. Oppure il desiderio di piacere ad altri, questo, di piacere o di compiacere altri che siano esseri umani, questo non si ripeterà mai abbastanza, toglie ogni valore soprannaturale a qualunque cosa che facciamo. Fossero anche le persone più sante e più devote di questo mondo, e qui c'è tutto il campo d'azione, faccio le cose per farmi bello davanti a chi? Può essere anche davanti al parroco, può essere anche davanti al confessore, può essere anche davanti al padre spirituale, questo quando gli faccio notare una cosa perché cioè, queste sono intenzioni profonde che poi appaiono sempre mascherate, ecco, questa è tutta tanta roba da demoni educati, come li chiama Papa Francesco, quindi tu la prima che non penserai mai come prima cosa che in realtà stai facendo quella cosa. Che ne so, per farti bello o bella davanti al padre spirituale o al parroco. No, tu dici, no, io sto facendo per amore di Gesù, a destra e a sinistra. Quindi questo è un campo di esame di coscienza dove dobbiamo invocare lo Spirito Santo, chiedere aiuto a Gesù se vogliamo perfezionarci. Certamente queste sono cose che attengono alla perfezione, no? D'accordo, però. Sono cose più importanti di quelle che si pensano. Questo è il campo delle intenzioni profonde, dei desideri profondi, no? Lì dove soltanto Dio ci conosce perfettamente e ci può arrivare la nostra coscienza. Se chiede aiuto e se intende veramente entrare dentro di sé, affrontare i problemi, non stare sempre a giustificarsi o a nascondersi dietro una mano. Perché questo si può fare per una vita, eh. Con la scusa che non faccio niente di esternamente male, vero o apparente, e addirittura faccio anche qualche cosa buona, posso rimanere una vita con tutte quante queste cose. Quindi poi, sì, anche quando mi trovo dinanzi al nostro Signore, mi troverò, certamente il bene oggettivo rimane bene oggettivo, ma queste grandi imperfezioni, poi andranno purificate queste qui, quindi non, sicuramente non è possibile accedere alla vista di Dio macchiati di queste imperfezioni. E se è anche vero, come dicono i maestri di spirito, che del tutto non possiamo togliercele, ma qui poi ci aiuta il nostro Signore a fare il resto se uno ci mette la buona volontà, è anche vero che più ci combattiamo, è meglio. Secondo capitoletto che abbiamo letto, che si chiama significativamente Gesù è il padrone dell'anima. No, qui vediamo Gesù che si mette a giocare come dire, a sballottolare, a spupazzare, sì, dire, insomma, Luisa, no? Dapprima in maniera gradevole, insomma, l'abbraccia, lo guarda, lo stringe, lo urta con la testa, dice, lo bacia così forte che sembrava che mi volesse chiudere e mi si era dentro. Dopo però, come dire, esagera un po', nel senso che le fa male, dice, mi sentivo venire meno per il gran dolore, perché dice, mi sembra che lo stritolasse. Dice, no, io non gli dicevo niente, allora anziché smettere faceva ancora peggio. Quindi cosa ha fatto Gesù? Con queste cose, cioè, noi dobbiamo sempre, cioè, confrontarci con questo, no? Che cosa pensiamo? Che non era Gesù? O che Gesù fa le cose strane? O che Gesù è fuori di testa? Si potrebbe pensare che questa sarebbe certamente, oggettivamente, insomma, una bestemmia, no? Però uno sente queste cose e dice, ma che è sta roba? Potrebbe venirgli questo pensiero, no? Ecco, pensiero che va rettificato, cioè non dobbiamo, certamente questa è una cosa un pochino atipica, però dobbiamo chiederci come poi in effetti Gesù fa, che cosa sta facendo realmente Gesù? Cosa sta dicendo con questo modo anomalo di comportarsi? Cosa sta facendo con Luisa? Cosa sta facendo capire a lei? E
E cosa fa capire a noi? Io sono il padrone di te e posso fare quello che voglio. Ora sappi che essendo tu cosa mia non sei più padrone di te e se arbitri di un qualche cosa, di un pensiero, di un desiderio, di un palpito, sappi che mi fai un furto. Questo è il concetto. Ora, in che senso Gesù è padrone dell'anima di Luisa? Come sapere che Gesù è il Signore, Signore in latino si dice Dominus. Dominus, nel diritto romano c'era la figura del cosiddetto dominio guiditario, che era cioè, un dominio assoluto, d'accordo? Cioè il dominus in latino era proprio il padrone. Allora, diciamo così, il dominio di Gesù ha un livello oggettivo, nel senso che tutte le cose sono immediatamente soggette al suo impero, al suo potere, può fare quello che vuole. D'accordo. Ma con le anime, fermo restando la permanenza di questo dominio oggettivo, nel senso che nulla può, e nessuno può scampare al suo controllo, alla sua mano, eccetera, eccetera, però Gesù non fa il padrone con nessun'anima che non gli dia carta bianca al 100%. Cioè, quello che Gesù sta facendo qui con Luisa, ma ricordati che dal momento che tu sei ti sei data tutta a me, ti sei offerta come vittima, ti sei immolata la divina volontà, tutto il resto, e tu mi hai costituito, cioè io lo sono da un punto di vista oggettivo, ma tu mi hai dato carta bianca per esserlo al 100% anche dal punto di vista soggettivo. E quindi io faccio quello che voglio con la tua anima, perché tu me ne hai dato l'autorizzazione, quindi stai, vedi bene, perché dopo una volta uno gliela dà autorizzazione a Gesù, se poi tira indietro. Non si può riprendere quello che gli ha dato, altrimenti farebbe un furto. Nessuno ti ha obbligato a dare tutto a Gesù, ma se glielo hai dato, glielo lasci e non te lo vai a riprendere. Se no facciamo come quella amara frase che si legge nell'opera Il mio ideale di Padre Never. Parla la Madonna, dice, sai quanta gente in un attimo di fervore mi ha donato tutto e poi se l'ha ripreso poco alla volta. Questo non va bene, questo. Ecco, quello che noi impariamo è che Gesù rispetta la mia persona, pur essendo il padrone, non fa il padrone, fino a quando io non gli do il permesso e nella misura in cui io gli ho dato il permesso di farlo, né una virgola di più, né una virgola di meno. Ecco, è chiaro che non basta dire a Gesù, sì, ti consegno la mia anima, fai il padrone di tutto. Ma poi bisogna assecondare, chiaramente cooperare con questa lodevole risoluzione da un punto di vista concreto, perché se io gli ho detto sì, tu sei il padrone, fa tutto tu, poi ne faccio fa niente, che io l'ho detta fa. Ecco, interessante è anche quello che Gesù risponde alla preghiera di Luisa, cioè, dice, ma guarda il confessore non sta bene, dice, no, no, il confessore aspetta. Prima mi devo sfogare io, mi devo sgravare io dalle mie sofferenze. E quindi compare questa scena molto peculiare. Io non è che conosco tutti quanti i santi della Chiesa Cattolica. Non, per quanto riguarda le mie conoscenze, al di fuori degli scritti di Luisa, io non ho mai visto questa cosa qui, cioè del versare questo liquore amarissimo, no? Che è certamente un gesto dalla valenza simbolica, ma che a Luisa avveniva realmente, nel senso, no? Quindi, queste amarezze, queste cose brutte che Gesù si porta nel cuore e che appunto nella logica dell'amore, che è logica di condivisione, no? Due sposi condividono tutto, lui li va a condividere con lui e ne è contento di questo, lui si è ben contento insomma di poterne alleviare i dolori, anche se questo certamente insomma comportava un forte malessere anche per lei, insomma, perché è liquido amarissimo, insomma, anche se ti viene dalla bocca di Gesù, no? Ecco, infine c'è questa piccola lezioncina molto saggia e sapiente sul valore della croce. C'è l'immagine molto bella delle briglie sul cavallo. Ecco, chi è appassionato di cavalli capisce un po' meglio, chi meno comunque è in grado di arrivarci, insomma, no? Con l'intelligenza. Le briglie sul cavallo sono ciò attraverso cui il cavallo si controlla. Cioè, si può anche andare senza sella sul cavallo, come fanno nei pali, se uno è bravo, perché la sella
non serve al cavallo, serve al cavaliere, serve a far stare sicuro il cavaliere, quindi a metterlo in condizione di poterci stare bene sopra. Ma le briglie servono al cavallo. Gli indiani andavano senza sella, i pali vanno senza sella, ma le briglie no, perché senza briglie il cavallo tu non lo controlli, non lo guidi. Una cosa così semplice, però con le briglie tu gli dici se deve correre o se deve fermarsi, se deve girare a destra o se deve girare a sinistra. E questo è tutto per un cavallo, d'accordo? E anche per chi ci sta sopra, insomma, no? Perché il cavallo, in linea di massima, deve fare, quando qualcuno ci sta sopra, quello che gli dice lui. Altrimenti, come Gesù spiega, comincia a correre come un pazzo alla sfrenata e si ritrova un precipizio davanti e ci casca di sotto, insomma, no? Ecco. E Gesù spiega che la croce esplica nei confronti dell'essere umano questo compito oggettivo. Attenzione, questo lo esplica a livello universale, ecco perché Gesù manda le croci anche a chi non ci capisce niente, cioè a chi non leggerà mai quell'evento, quella cosa, piccola o grande che sia, come una croce, la vedrà semplicemente come una sofferenza che gli urta e che gli complica la vita. Ecco, ma Gesù spiega che la croce ha comunque in sé questa funzione oggettiva di domare l'uomo, di fargli dare una calmata, gli smorza le passioni, lo mansuefa, significa lo rende mansueto, lo manoduce, termini un po' Luisiani li chiamerei, no? Quindi lo conduce per mano e serve a godere la salvezza. Però questo è notorio, no? I casi più eclatanti sono le persone che magari hanno fatto per tanti anni vita spregiudicata, spericolata, che cominciano a mettere un po' di giudizio soltanto quando capita qualche grossa disgrazia, incidente, una malattia, la perdita di una persona cara che li fa rientrare un po' in se stessi, cominciano a pensare sulla caducità della vita, tante altre cose, insomma, e quindi poi riflettono e si avvicinano un po' a Dio. Quindi Gesù, se potesse, tra virgolette, perché non è che non può, perché non è onnipotente, ma non può perché non è una cosa buona, le toglierebbe tutte le croci. Se le croci non le toglie, e se a volte le dà, e a volte sembrano croci pesanti, ecco, anche qui non dobbiamo mai giudicare le opere di Dio, né chiedere perché, è perché sa che quelle cose ci fanno bene. Ecco, quindi ogni tanto Gesù, questo è come abbiamo visto ieri con la semplicità, no? Cioè il discorso della croce è un discorso fondativo per la vita cristiana in generale, non solo per la vita nella divina volontà. Ecco, per cui questo proprio in tutto e per tutto, ma anche nelle cose più piccole, e anche nelle cose dice, ma che ne so, non trovo un posto tranquillo, per esempio, dove posso un pochino pregare in pace. D'accordo. Qualcuno lamenta queste cose, insomma, perché paesini piccoli, chiese chiuse, parrocchie troppo rimorose, dice, spero che non siano vere, insomma, queste. Beh, ti capita questa cosa? Che devi fare? Devi leggere in questa croce, dice, anche questa croce, la divina volontà, dice, ma no, ma di Gesù non vuole queste cose, ma certo che non le vuole queste cose, ma se queste cose accadono e ti accadono a te, devi considerarle come santificazione per te. Quindi non ti devi intestardire o andare a lanciare gli accidenti contro il tuo paese o contro quel parroco che secondo te non fa bene, ma dici, beh, mi chiudo dentro la camera, facciamo come il Vangelo, mi unisco, mi fondo con la divina volontà, comincio a farmi il giro di tutti i tabernacoli del mondo, mi metto i tappi alle orecchie e prego. Questo è un esempio proprio, diciamo, sciocco, no? Perché poi gli esempi è bene variarli anche, cioè, capito? Cioè, dinanzi agli eventi che accadono, anche proprio i più piccoli, anche una mortificazione, che ne so, io sto a fare una cosa anche per amore di Dio, per amore, con tanto amore, e non viene bene, e poi viene uno schifo. E tu pensi che quella non sia una croce che ti manda il nostro Signore? Certo che lo è, ed è una croce che serve sicuramente a rettificare qualche cosa di non buono che c'è dentro di te. E spesso e volentieri anche a fartici riflettere anche a te, perché tu ne prenda coscienza, serenamente, d'accordo? Serenamente.
E noi dobbiamo imparare a dialogare con Gesù attraverso i fatti sgradevoli che sono le croci che lui, piccolo o grande, ci manda. Ecco, perché è vero che queste hanno comunque una valenza oggettiva, anche chi non le sa riconoscere, svolgono comunque questa funzione che Gesù dice, però quando io mi ci relaziono, quindi ci penso, le accolgo dalle mani di Gesù, cercando anche di cercare nei limiti del lecito il loro senso formativo per me, allora lì, capito, cioè se la croce potrebbe fare del bene da 0 a 100 e comunque diciamo 30, 40 lo fa sempre, ma se io faccio così fa 100, d'accordo? Quindi la croce diventa feconda al 100%, tanto quanto poi la persona si lascia ammaestrare da Gesù, appunto attraverso la sapienza misteriosa ma divina della croce. Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo come sempre di queste cose belle su cui, con il tuo aiuto, che abbiamo invocato all'inizio di questa meditazione, abbiamo riflettuto. Ecco, noi ti chiediamo sempre di saper andare a fondo, ecco, dentro noi stessi, sotto tutti i punti di vista. Questa meditazione ci invita un po' a questo, no? I più profondi reconditi del nostro cuore, ecco. Chiederci quanto abbiamo dato carta bianca a Gesù, chiederci quanto sappiamo accogliere e valorizzare le croci che lui ci manda per la nostra perfezione. Io ho bisogno sempre del tuo aiuto, del tuo sostegno, della tua sapienza, ecco, di cui sei sede, del tuo incoraggiamento, del tuo conforto, della tua guida. Ecco, conducici sempre più verso questa profonda interiorità, ecco, che è il segreto non solo della vita nella divina volontà, ma anche di ogni autentico, profondo e vero itinerario di santificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.